1-0, una partita che vi ha visto combattere su un campo non semplice dove giocare. Avete combattuto sia nel primo che nel secondo tempo, avete avuto le vostre occasioni, avete subito un gol verso la fine del secondo tempo e non siete riusciti, nonostante la reazione, ad agguantare il pareggio. Ennesima sconfitta, cosa manca per trovare i primi punti? Siamo molto in ritardo con la preparazione e un pizzico di fortuna che non guasta mai, insomma. Ci rimetteremo in sesto fisicamente e i risultati arriveranno. Sì. Insomma, tutte le sconfitte, tranne quella con la Cerbattese in questo inizio di campionato, è arrivato sempre di misura. Oltre alla preparazione, cosa manca? Manca solo un po' più di benzina nelle gambe? Sì, assolutamente, perché per una serie di vicissitudini abbiamo ritardato tanto l'inizio della stagione e si vede in campo, si vede quando si arriva secondi sulla palla, sempre si perdono le partite. Oggi eravate anche contati in panchina, è questa la post-carbariana o mancano dei giocatori? Mancano un paio di elementi, uno per squalifica e altri per impegni diversi, quindi al completo diremo la nostra. È un inizio difficile, ma ci riprenderemo. Esatto, ultima domanda, al completo alcuni dei tuoi compagni dicevano che fra 10-12 giornate la vostra classifica sarà tutt'altro, dove vi vedete? Iniziamo a tirarci fuori da dove siamo, poi non ci si pone limiti, insomma, visto che il campionato sembra abbastanza equilibrato. Non dico di arrivare in alto, però di toglierci delle soddisfazioni, sì. Grazie mille, gentilissimo, buona domenica.